Anteprima di Chimera si è acceso un nuovo scontro tra istituzioni e mondo delle associazioni animaliste. Questa volta non c'entra nulla il decreto di abbattimento dei 500 cervi che quest'estate è stato emesso dalla Regione Abruzzo, bensì un nuovo decreto di abbattimento, anzi un'ordinanza di abbattimento emesso dal comune di Pietracamela e che riguarda 22 suini. È questo l'argomento di questa puntata di Chimera. Qualche secondo e iniziamo. Il Barbershop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali hair tattoo e barba con vaporizzazione e ozonoterapia. Il Barbershop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barbershop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici. Eccoci, finalmente partiamo. Gli ospiti di questa puntata, dottoressa Adele Di Felice Antonio, giornalista del quotidiano Il Centro, autrice e conduttrice anche del programma L'Abruzzo racconta, sempre di Rete 8. Grazie dottoressa per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Da remoto l'avvocato Alessandra Itro, associazione LNDC, Animal Protection, ovvero l'associazione che sta fronteggiando questa ordinanza sindacale emessa dal comune di Pietracamela e, come abbiamo detto nell'anteprima, riguarda 22 suini. Grazie avvocato per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. La nostra immancabile autrice Veronica Ruggero, nostro giornalista di riferimento. Prima di entrare nella discussione qui in studio, che si preannuncia evidentemente calda, cerchiamo di definire i contorni di questa vicenda. Lo facciamo con il servizio di Erika Montalbano e Veronica Ruggero. Sono finiti al centro di un'ordinanza sindacale 22 suini di Pietracamela che vagano da settimane allo stato brado per le campagne abruzzesi. Catturarli o abbatterli, ha scritto il primo cittadino di Pietracamela nell'ordinanza emanata nel settembre scorso, in cui ha precisato anche le motivazioni che hanno portato alla decisione. Le scorribande dei suini, infatti, potrebbero determinare incidenti stradali, situazioni di pericolo per le persone e per l'incolumità pubblica, si legge nel documento. E ancora, tale presenza inoltre genera situazioni di tensione sociale e a volte panico nella cittadinanza. L'ordinanza ha suscitato l'interesse e la rabbia delle associazioni animaliste che puntano il dito sulla decisione in via secondaria di abbattere il branco. Come sempre, quando si tratta di animali liberi, la prima e unica soluzione che viene in mente alle amministrazioni locali è quella più estrema:
uccidere, hanno ribattuto Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection, e Sara D'Angelo, presidente di Vita da Cani. Abbiamo offerto più volte la nostra disponibilità a prendere in carico questi animali, ma la nostra prima richiesta è stata ignorata. Speriamo che il sindaco prenda in considerazione la nostra proposta, facendo una scelta di vita e non di morte. Le associazioni, infatti, oltre ad essersi proposte per adottare i 22 maiali selvatici, hanno anche proposto alcune soluzioni preventive per tenere i suini lontani dai centri abitati. La questione, però, sembra essere molto più complessa rispetto a quanto riportato dalla stampa nelle scorse settimane. Ad un'attenta lettura, l'ordinanza sindacale, infatti, fa chiaramente riferimento anche al documento di contrasto ad una delle emergenze attuali più sentite a livello nazionale, cioè alla diffusione della peste suina africana. Il sindaco, infatti, nella stesura del documento ha richiamato l'ordinanza del commissario straordinario per la peste suina africana, in cui, in ordine alle misure urgenti di contenimento della diffusione della malattia, si parla di contenimento dei suini selvatici e di depopolamento dei cinghiali. Incolumità pubblica, emergenza sanitaria, panico tra la cittadinanza fanno ancora una volta da contrappeso alla protezione e al benessere animale, e le uniche armi a disposizione sono il buon senso e una gestione consapevole e professionale della questione. Dottoressa Adele Di Felice Antonio, giornalista del centro, lei è quella che tecnicamente è la professionista che ha dato la notizia, cioè per prima è arrivata sulla notizia e, come insomma, stiamo vedendo, è una notizia che è arrivata molto in là dei confini regionali. Intanto volevo chiederle, secondo lei ci sono delle somiglianze rispetto alla questione del decreto di abbattimento dei 500 cervi emesso dalla regione Abruzzo quest'estate? Salve a tutti. Allora, innanzitutto volevo dire che io ho dato la notizia perché comunque seguo per il quotidiano Il Centro le aree interne del Teramano, quindi diciamo gioco in casa, e poi avevo visto comunque questa protesta degli animalisti e non mi sembrava farla cadere così. Poi naturalmente ho subito sentito il sindaco per un diritto di replica che mi sembrava doveroso. Forse paragonare... io non le paragonerei, okay. Per quanto come la vedo io, perché la questione dei cervi, innanzitutto, vabbè, prende una zona molto più grande, ne sono certo, anche molti di più, certo. Sicuramente cervi e suini c'è una distinzione, perché ad esempio io ho scritto tantissimi articoli sul Teramano, ecco, proprio le aree interne che curo, ma ad esempio non mi è mai capitato di scrivere danni da cervi. Forse non è capitato a me come giornalista, invece ad esempio articoli sui cinghiali ne scrivo praticamente quasi quotidianamente. E comunque quello che ho notato è che sia se si tratta di cervi, comunque cinghiali o suini, le associazioni animaliste comunque sempre fanno la loro parte, perché anche sull'abbattimento dei cinghiali che ci fu, ad esempio nel mio paese Montorio al Vomano, anche privati cittadini che magari si definiscono animalisti e insorsero perché appunto furono abbattuti 30 cinghiali e non erano assolutamente favorevoli, questo un paio di anni fa. Quindi secondo me forse l'eco che ha avuto sì, certo. Perché questa storia non mi aspettavo che arrivasse alla ribalta nazionale, proprio perché in Termesoli comunque non si tratta nemmeno di Pietracamela, ma di una frazione che è ancora più piccola. Poi dobbiamo anche dire che questi paesi hanno subito il terremoto, quindi sono in piena fase di ricostruzione, spopolati anche, però in Termesoli è che è una frazione molto piccola. Non mi aspettavo sicuramente questa certo, eco che c'è questa mieticità. Grazie, assolutamente chiaro. Avvocatessa Alessandra Itro, l'abbiamo detto nell'anteprima, lei è il riferimento dell'associazione LNDC Animal Protection, che è praticamente, insomma, l'associazione capofila che si sta contrapponendo a questo ordinanza sindacale del comune di Pietracamela. Diciamo che riguarda appunto l'abbattimento di questi 22 suini. Avvocato, cerchiamo di fare intanto un passo in avanti, anche perché insomma la notizia è assolutamente nota ai più.
Voi avete fatto sostanzialmente, avete inviato due missive al comune di Pietracamela. Nella prima, insomma, avete avvertito il sindaco di non procedere, chiesto al sindaco di non procedere con l'abbattimento. Nella seconda missiva avete ripetuto questa richiesta ed avete anche aggiunto un'ulteriore informazione, cioè avete detto al sindaco: noi vi possiamo dare una soluzione di dove inviare eventualmente questi animali. Ci dice, entrando però nello specifico, qual è la vostra idea, cioè dove eventualmente vorreste spostarli per salvare la vita a questi animali? Avvocato. Sì, innanzitutto grazie per l'invito, è un'occasione appunto per parlare di questa situazione che purtroppo è ancora in una fase di sviluppo. Partiamo da un presupposto, giusto per chiarire un po' le cose. Noi abbiamo appreso di questa ordinanza nel mese di ottobre, l'ordinanza è di settembre, e una volta appresa ci siamo subito attivati, sia come LNDC Animal Protection, sia come Vita da Cani, perché diciamo la lettera di diffida è stata mandata a nome di entrambe le associazioni, proprio per rappresentare, ecco, al sindaco, al vice sindaco, quindi al comune e all'ASL, che non era il caso, ecco, di procedere con l'abbattimento di questi animali, considerato che c'è sempre un'alternativa, diciamo, alla morte. E noi come associazione avevamo dato, diciamo, la disponibilità ad attivarci a cercare dei rifugi che potessero accogliere questi suidi, perché si parlava inizialmente di maiali, forse di cinghiali, forse di maiali incrociati con i cinghiali, ma sembrerebbe che si tratti in realtà di maialini vietnamiti, ecco, questa è la notizia che abbiamo avuto. Fatto sta che quindi, una volta data la disponibilità a trovare una soluzione, non abbiamo avuto però un riscontro dall'amministrazione comunale, per cui a distanza di un paio di settimane abbiamo mandato un'altra lettera sollecitando appunto un riscontro in modo da poterci organizzare. Abbiamo ribadito quindi la nostra richiesta, che era quella di fare effettuare i test per le malattie infettive e poterli quindi successivamente trasferire in un ricordo. Dove però, avvocato, vorremmo capire qual è la vostra idea di destinazione. Guardi, le faccio questa domanda non a caso perché secondo me è una notizia importante, cioè è un riferimento su cui poi snocciolare ulteriormente questa questione. Prego, avvocato. Noi dopo che abbiamo dato questa disponibilità abbiamo avuto una risposta dal comune che ci ha detto che dovevamo risolvere la situazione entro 5 giorni, quindi abbiamo inviato una terza comunicazione in cui abbiamo rappresentato che per quanto si possa fare in tempi brevi, 5 giorni erano troppo pochi per trasferire questi animali all'oasi verde che si trova a Pescara, che è un'oasi, un rifugio, un santuario che accoglie animali da reddito, vittime di maltrattamenti o rinvenuti in strada, oppure in situazioni come questa dove vogliamo, diciamo, salvarli dalla morte. Ok, chiaro. Assolutamente. Prego, avvocato, non so se voleva concludere, prego. Sì, dicevo, quindi abbiamo indicato da subito questo rifugio che si trova a Pescara. Devo dire, faccio questa precisazione, che anche da diciamo colloqui telefonici con il vice sindaco, inizialmente sembrava che gli animali si fossero ridotti. Quindi si parlava non più di 22 esemplari, ma di 10. Pertanto noi, ribadisco, abbiamo comunque precisato che non c'erano problemi, ci saremmo organizzati, strutturati, perché giustamente i rifugi sono già pieni di tanti animali, però nel momento in cui si dà la disponibilità ad accoglierli non c'è problema, si realizzano eventualmente un altro recinto, insomma una parte da destinare ad animali nuovi che arrivano, quindi non c'era problema. Poi dopo ci hanno detto che forse erano di nuovo 20, perché i branchi sembrava che fossero di nuovo 2. Ad ogni modo, insomma, abbiamo anche nuovamente ribadito che non c'erano problemi, ci saremmo attivati. Certo. Forse c'è un'altra realtà piccolina locale anche che dà la sua disponibilità per accoglierne 4-5, quindi insomma in qualche modo facciamo, anche perché certo, ribadisco certo, dall'inizio certo, abbiamo offerto questa alternativa. Va bene, assolutamente chiaro. Quindi insomma avete dato comunque delle indicazioni precise e qui credo che si apre un pochettino il punto caldo di questa vicenda. Allora, io ho preso l'ordinanza sindacale, anzi noi qui a Chimera abbiamo preso l'ordinanza sindacale, l'abbiamo letta e c'è un chiaro riferimento all'ordinanza numero 2 del 2024 del commissario alla peste suina, che dà chiare indicazioni su come doversi comportare in questi casi. Apro una parentesi a beneficio dei telespettatori. L'Italia e l'Europa è colpita pesantemente da un virus che si chiama peste suina africana, che colpisce i maiali e i cinghiali. La situazione è talmente grave che il governo ha dovuto istituire un commissario straordinario. Questo commissario straordinario deve debellare, se possibile, questo virus. Insomma, il governo lo sta trattando al pari di una problematica come un terremoto o un'inondazione, quindi capite bene quanto sia delicata la situazione.
Tramite questa ordinanza del commissario, all'articolo numero 8 cita testualmente: nel caso in cui su tutto il territorio nazionale vengano rinvenuti suini non identificati, le autorità devono disporre il sequestro e la distruzione. Cioè, voglio dire, semplicemente il sindaco evidentemente non poteva far altro che recepire questa ordinanza perché c'è una legge dello Stato che impone l'abbattimento. Al di là poi di quello che vuole o non vuole fare il sindaco, questo è un fatto oggettivo. Poi, avvocato, torniamo da lei, così ci dà la replica su questa considerazione. Veronica Ruggero, da più fonti, le associazioni animaliste vengono un pochettino accusate del fatto che stanno, marciando mediaticamente un po' sulla vicenda. Qual è il tuo punto di vista? Allora, devo dire che questa vicenda mi ha lasciato un po' perplessa. Io solitamente sono molto a favore degli animali e generalmente anche quindi sostengo, no, quello che è il lavoro delle associazioni animaliste, che comunque è un lavoro di volontariato e quindi va premiato anche solo per questo. Tutti noi sosteniamo la vita degli animali e vogliamo che nessun animale venga abbattuto. Sì. Qui entriamo ovviamente nel merito della notizia. In questo caso sono un po' perplessa, non solo dall'attività che stanno facendo le associazioni animaliste, ma un pochino anche da una rassegna stampa che io ho fatto naturalmente per fare il servizio. I media hanno preso il comunicato arrivato dalle associazioni e l'hanno ripubblicato, gli hanno dato eco. C'è un'ordinanza precisa, le ordinanze che vengono emesse normalmente dai sindaci sono fotocopia, cioè il sindaco deve fare un atto dovuto. Ricordo tempo fa, per esempio, a Tarquinia nel Lazio, il sindaco aveva emesso un'ordinanza per 4 cavalli che erano stati che erano allo stato brado, e addirittura ed era fotocopia di moltissime altre ordinanze di altri comuni d'Italia, e purtroppo è stato anche minacciato di morte per questo. Certo. Quindi a volte esasperiamo anche un pochino, no, quelle che sono le situazioni. In questo caso c'è un'emergenza sanitaria, quindi non è solo una questione di salvare la vita a 22 maiali che, per carità, hanno diritto e dignità di vivere, però c'è un'emergenza sanitaria. E il sindaco ha riportato chiaramente, come dicevi prima tu e come è stato detto nel servizio, che dovendo rispondere comunque all'ordinanza numero 2 del 2024 del commissario straordinario per la peste suina africana, doveva comunque emanare anche l'ordinanza di eventuale abbattimento. L'abbattimento è sempre comunque in via secondaria rispetto, cioè, alla cattura. Poi è chiaro che una volta se venissero catturati ci sarà poi da fare delle indagini, immagino, sullo stato sanitario di questi maiali. Quindi anche io un pochino, non me ne voglia l'avvocato, cioè, però ho qualche perplessità e diciamo, cioè, che lo vedo un po' un gancio e un trampolino. Qualche perplessità c'è. Prima di ridare la parola all'avvocato in modo che può replicare su questa nostra legittima perplessità, cerchiamo di capire con lo spazio divulgativo che cos'è la peste suina africana con il montaggio di Eric Montalbano. Che cos'è la peste suina africana, o anche detta PSA? È una malattia virale estremamente grave che colpisce in modo particolare i suidi, ovvero cinghiali e maiali. La buona notizia di questa malattia è che non colpisce l'uomo. La brutta notizia è che è una malattia estremamente letale per gli animali. Pensate che quando colpisce un animale, nella quasi totalità dei casi, quell'animale morirà. Da un punto di vista di diffusione, la malattia è diffusa in modo massivo sia in Europa ma anche in Italia. Per esempio è presente in diverse regioni come il Lazio, la Campania, ma anche regioni nel nord come la Liguria, il Piemonte o la Lombardia. Quali sono le sintomatologie? Si tratta di sintomatologie molto gravi che nel giro di 4-5 giorni portano quasi sempre, come dicevamo, alla morte. Quindi, ad esempio, abbiamo animali con febbre alta, con perdita di appetito e con sintomatologie più comuni di qualsiasi influenza, come ad esempio lo scolo di muco dalla bocca. Quali sono le attività di prevenzione e di cura? Purtroppo non esiste cura a questa malattia. L'unica attività che può essere fatta è la prevenzione. La prevenzione può essere fatta tramite un unico strumento, ovvero l'abbattimento preventivo. Infatti la normativa di riferimento prevede che qualora un animale all'interno di un allevamento risultasse positivo alla peste suina africana, tutti gli altri animali all'interno di questo allevamento devono essere abbattuti. Per quanto riguarda invece gli animali selvatici, quindi nel caso specifico i cinghiali, l'unica attività che può essere fatta di prevenzione è di limitare il numero dei
cinghiali vaganti nelle zone limitrofe agli allevamenti. Quindi di conseguenza vengono solitamente attivate delle procedure di depopolamento dei cinghiali. Avvocato Alessandra Itro, le diamo subito il diritto di replica. Cosa risponde a chi dice che state un pochettino solcando l'onda mediatica, considerando che il sindaco non poteva fare diversamente, visto che ha recepito un'ordinanza, anzi una legge dello Stato? Partiamo dal presupposto che non si tratta assolutamente di cavalcare l'onda mediatica, anche perché la notizia, quando l'abbiamo presa, noi abbiamo scritto al sindaco e diciamo a livello mediatico è venuto fuori abbastanza dopo. Partiamo però da, facciamo una premessa: questi animali sono su quel territorio da sicuramente un annetto, forse anche di più, quindi ecco, non parliamo di animali che sono arrivati dal nulla, ma si troverebbero in questa frazione di Intermesoli a Pietragamella già da un annetto, e lo dico diciamo con sicurezza perché circa un anno fa i nostri volontari della sezione di Teramo avevano già segnalato la presenza di alcuni esemplari che erano esattamente in questa frazione, e chiedendo proprio che venissero presi i provvedimenti per individuare l'eventuale proprietario, perché all'epoca non c'erano soltanto questi maialini che vagavano liberi, ma c'era anche un caprone che poi fu trovato morto e per il quale avevamo sporto denuncia, c'era un asino, alcuni cani, e quindi fu inviata una prima lettera al comune per rappresentare quindi questa problematica, chiedendo un intervento volto a individuare l'eventuale proprietario e a mettere comunque in sicurezza questi animali. A distanza di un anno questi maialini evidentemente si sono riprodotti e sono arrivati a circa una ventina, quindi parliamo comunque di animali che, per quanto liberi sul territorio e vaganti, sembrerebbe appunto che siano ben noti già da tempo. Però avvocato, scusi, no, questo è chiaro, assolutamente, il fatto che il problema sia chiaro ormai da tempo, questo è assolutamente chiaro, però la legge è altrettanto chiara, cioè io vorrei che lei mi desse una risposta abbastanza puntuale su questo quesito, cioè se l'ordinanza del commissario alla peste suina africana ordina all'articolo numero 8 che gli animali vaganti privi di identificativo devono essere abbattuti, perché voi contestate il sindaco di Pietragamella? Io non sono né parente né amico del sindaco di Pietragamella, io sto analizzando la notizia per come è. Affermando nel vostro post su Facebook si tratta di scelta di morte e non scelta di vita, cioè il sindaco ha recepito un'ordinanza, una legge dello Stato, su quale criterio lei pensa o voi pensate che questa sia una scelta di morte e non una scelta di vita? Beh, innanzitutto perché in Abruzzo non ci sono focolai di peste suina africana. Quindi, avvocato, per carità, no, avvocato, ascolti, però lei è un avvocato, per l'amor del cielo. La legge parla chiaro, a prescindere dal fatto, ora, questa norma si può condividere o non si può condividere, però è una norma dello Stato, avvocato. Sì, vabbè, innanzitutto c'è la possibilità di chiedere delle deroghe, quindi si può fare benissimo una richiesta al commissario per chiedere una deroga, considerato che questi suini si trovano sul territorio e sono noti da tempo, non fanno parte dell'industria zootecnica perché non fanno parte del settore della filiera alimentare, non sono destinati alla produzione alimentare, ma sono appunto maialini che vivono liberi da tempo e che noi vorremmo portare all'interno di un rifugio, non per farli macellare, ma per farli vivere in maniera serena, in maniera diciamo tranquilla. Ne prendiamo atto, avvocato, che voi eventualmente state pensando a una richiesta di una deroga, saresti i primi in Italia a ricevere una deroga del genere da due anni a questa parte. Dottoressa Adele Di Felice Antonio, quotidiano Il Centro, lei ha successivamente poi avuto modo di riparlare con il sindaco di Pietragamella, diciamo dopo l'intervento dell'associazione animalista, e se sì, che cosa le ha detto? Sì, allora innanzitutto ne sono 22, ma mi hanno detto pure che alcune scrofe sono incinte, quindi ne saranno di più. Poi volevo dire che il sindaco, innanzitutto, appena io poi lo chiamai, lui tenne a precisare, questo lo voglio dire, ma non perché anch'io non è che voglio difendere il sindaco, ma lui tenne a precisare che innanzitutto il benessere dei cittadini è assolutamente prioritario. Lì c'è una questione dell'ordinanza sulla peste suina,
ma anche di problemi, che erano problemi, fanno tanti danni comunque. E poi lui aveva detto, io che sono un medico, quindi lui è un medico ancora di più, magari è portato a dare attenzione a queste cose, salvo la vita tutti i giorni, quindi non mi possono accusare che io preferisco la morte alla vita. E soprattutto diceva nell'intervista, ho permesso a una mia dipendente di portare il cane, porta il cagnolino al lavoro, quindi non sono una persona che va contro gli animali. Lui su questo è stato perentorio, cioè mi ha detto fa passare questo messaggio, io non sono contro gli animali. Poi li ho risentito veramente, ho sentito il vice sindaco Bellisari, mm-hmm. perché volevo un aggiornamento anche in virtù della mia presenza qui, e mi ha detto che naturalmente loro non possono decidere da solo, perché lì c'è anche una questione che è coinvolta la ASL e i carabinieri forestali, quindi non è che insomma, soprattutto la ASL comunque è detta delle regole precise, non è che prendi e fai. E quindi mi diceva che lì c'è bisogno, per essere affidati gli animali, il monitoraggio sanitario e anche la sterilizzazione, quindi non è una pratica da poco. Quindi hanno desistito sulla prima linea presa nell'ordinanza e adesso hanno chiesto un supporto al parco, all'ente parco, in modo da dare dei recinti, perché dire gabbia è assolutamente sbagliato, dei recinti, cioè, per poterli confluire lì e poi prendere una decisione. Questo è quello che mi è stato detto. Grazie dottoressa Di Felice Antonio. Veronica Ruggero, 30 secondi, un'ultima battuta. C'è un problema di credibilità delle associazioni animaliste? Beh, diciamo che mi riallaccio a quello che ha detto adesso la collega del centro, il fatto che il sindaco abbia detto sono un medico e quindi non è che preferisco la morte alla vita. A volte secondo me, e lo dico come esperta di comunicazione, bisognerebbe anche stare un pochino attenti quando si inviano comunicati alla stampa o quando si parla, alle parole che si usano, perché possono purtroppo generare anche violenza e altro. Grazie, grazie alla dottoressa Adele Di Felice Antonio, giornalista del Quotidiano del Centro, per essere grazie intervenuta. Grazie all'avvocato Alessandra Itro, associazione LNDC Animal Protection. Grazie alla nostra Veronica Ruggero, autrice e nostro riferimento giornalistico. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Mai contro, mai senza chimera. Ale. Il Barber Shop Mancini è un nuovo concetto di barberia dove esperienza, innovazione e puntualità sono i nostri punti di forza. Offriamo anche prestazioni di eccellenza uniche nel territorio, quali hair tattoo e barba con vaporizzazione o zonoterapia. Il Barber Shop Mancini è il luogo ideale per chi ama prendersi cura dei propri capelli, barba e del proprio tempo. Ci troviamo in via Mazzarini numero 47 ad Avezzano. Barber Shop Mancini. Io mi chiamo Roberta, ho 36 anni e sono mamma di Gabriele e di Leonardo, di 7 e 2 anni. Lavoro in eccellenza medica fin dalla sua fondazione e ad oggi ricopro il ruolo di manager. Oltre il 75% delle persone che lavorano qui sono donne ed hanno meno di 40 anni. La ricerca scientifica negli ultimi anni ha compiuto passi da gigante, soprattutto nel campo della medicina. Chiaramente questi enormi progressi sarebbero del tutto inutili se non fossero accessibili a tutti. Ed è proprio questo che noi facciamo in eccellenza medica, mettiamo a disposizione di tutti i cittadini le più efficienti ed avanzate tecniche di cura erogate da professionisti di altissimo livello, selezionati da noi con estremo rigore. I nostri pazienti possono prenotare le proprie cure mediche attraverso i nostri professionisti, dal loro smartphone o dal loro PC, senza perdite di tempo, in modo veloce ed intuitivo. Ci dedichiamo ai nostri pazienti sicuramente con amore, con passione, ma soprattutto con tanta comprensione. Parlando dei nostri risultati, solo lo scorso anno si sono rivolti ad eccellenza medica oltre 36.000 persone, anzi 36.000 più uno, cioè io, perché io e la mia famiglia ci fidiamo dei nostri medici.